Ok, allora, adesso parliamo di un album un po' vecchiotto, vecchiotto perché è uscito a novembre 2022, ma ne sto parlando un po' adesso perché adesso mi sto mettendo a fare tutti i video. Questo già io ne parlai al tempo quando sulla mia vecchia pagina Instagram, l'accuso senza motivo. Allora, questo album si chiama Boss, School Sound, o Sound School, non mi ricordo, ci guardo un attimo, là. Ci guardo un attimo. Oh, riapri. Back Old School Sound, non mi ricordavo bene. Quest'album è di Signor D, rapper campano, sinceramente non mi ricordo la provincia, ma non è Napoli, penso Caserta, non voglio sbagliarmi. Allora, quest'album è molto. Cioè, io sono un po' legato a quest'album perché è stato il primo e unico album che ho avuto in anteprima. Questo perché quando usavo, cioè quando la pagina Instagram ci stavo molto dietro, mi contattò questo ragazzo bravissimo. E io con la gente brava collaboro molto volentieri. Mi contattò, mi fa a me e altre pagine Instagram piccoline, perché non chiedevamo. Perché io come tanti altri piccolini non chiedevamo tutti questi soldi. O non richiedevano proprio, e praticamente mi manda, cioè, mi manda in anteprima il suo album che spaccava, e poi c'erano anche dei vari, cioè, varie persone così, tipo Vanis, Kento, Nocivo Regaz, Fascat, Principe e Moder, quindi non gli ultimi arrivati. E praticamente quest'album è una figata atroce. Perché tutte le canzoni sono fatte molto bene, hanno un sound molto vecchio stile, anche perché è il nome dell'album, e molto, cioè, e i contenuti ci sono. Poi è uscito un periodo in cui usciva, non dico tanto, cioè la roba bella usciva, ma non tanto, cioè era un album ogni tanto, quindi diciamo che lui non ha avuto la risonanza che doveva avere. Perché essendo un cantante, cioè essendo piccolino come artista e quant'altro, riuscire a emergere difficile, soprattutto perché poi la pagina Instagram media non te calcola se non sei, non hai un tot di ascoltatori mensili. Infatti, boh, c'ho Spotify aperto, lui c'ha, ecco sì, 346 ascoltatori mensili, che sono pochissimi, però questi 346 cioè, capiscono che spacca la roba, sinceramente, cioè semplicemente. Per il resto, un album. Cioè, molto, cioè, fatto come Dio comanda, perché cioè, partendo dalla intro, che tu già capisci cosa, dove vuole andare a parare, cioè, dice che questo è un album serio, hip hop. Difatti, cioè, il boom bap si sente ed è fantastico. Poi anche le tracce cioè, la traccia con Fascato molto bella, meglio qui. C'è anche Forte Insieme con Vanis, che ha una voce spaziale, cioè una ragazza che io vorrei stringere, cioè abbracciare e stringergli la mano, perché più di così non si può, meglio di così è difficile fare. Poi anche tutte le altre sono molto belle. Poi quella con Moder, che vabbè, Moder è spaziale già di suo, tanta roba, anche quella con Principe. Poi basta, cioè dura pochino, 36 minuti, 12 brani, però questi 12 brani ne sanno. Io a questo album gli do un buon 8,5, gli do, perché è proprio fatto come Dio comanda. Quindi io questo ve lo consiglio di cercarlo, Boss si chiama, con i puntini tra una lettera e l'altra, Signor D, e dategli una possibilità.